Buongiorno a tutti quanti, grazie di essere qui e benvenuti alla conferenza stampa di Das Boot, serie televisiva prodotta da Sky Deutschland con Bavaria Fiction e Sony Entertainment, diretta, noi abbiamo presentato nella sezione Festa Mobile i primi due episodi di questa serie composta, se non vado errato, da 8, tutti diretti da Andrea Sprociasca, che è qui seduto alla mia destra, il quale non è soltanto qui a Torino presente in qualità di regista della serie, ma anche come giurato, uno dei 5 giurati che assegneranno questa sera i premi di Torino 36. Con noi a tavolo c'è anche Antonio Visca, direttore di Sky Atlantic, che trasmetterà in Italia la serie a partire dal prossimo 4 di gennaio in prima serata. Prima di lasciare spazio alle vostre domande, io volevo chiedere ad Andreas come è stato coinvolto in questo progetto, il progetto di una serie che mi sembra di poter dire ha tutte le carte in tavola per poter competere con le grandi produzioni statunitensi, pur essendo una produzione puramente europea, e come ha affrontato una sfida nuova provenendo lui non dal mondo della televisione ma dal mondo del cinema. I mean, everything starts with a phone call. So I got a call, it was in November 2016, if I would be interested to direct Das Boot, the series, all 8 episodes, and it was like, you know, somebody, if you get electricized, and it was like this, and then I read the first the first episode, and then I met the producer, and then I decided immediately that I want to be part of this project. È tutto iniziato nel mese di novembre del 2016, iniziato con una telefonata. Ricevetti questa telefonata in cui mi chiedevano se ero interessato a partecipare a questo progetto, a dirigere questi 8 episodi e di Das Boot. E diciamo che è stato come se una forte scossa elettrica mi avesse attraversato. La cosa mi ha totalmente elettrizzato, per cui ho detto ok, vediamo il primo episodio, la cosa mi piacque totalmente, per cui incontrai poi i produttori ed è stato così che è iniziata. Back then I didn't really know what I was getting into. It was a very sportive plan. So when I got on board we had one good draft of the first episode, and we had a very rough draft of the second episode, and we knew we were shooting in summer, so it was a huge effort to get all the 8 episodes right and prepare the whole thing and then shoot for 105 days without a break, just a little break for Christmas. Okay, for Christmas. Yeah. E quando mi sono fatto coinvolgere, quando ho accettato, non sapevo in realtà che cosa avrei dovuto affrontare, come sarebbe stato, diciamo, l'andazzo, nel senso che è stata una bella corsa. Perché quando abbiamo incominciato, prima di girare, sapevamo che dovevamo girare in estate, e stiamo parlando di novembre-dicembre del 2016, avevamo soltanto una buona bozza del primo episodio, una bozza assolutamente abbozzata solo del secondo episodio, e tutto il resto l'abbiamo dovuto sviluppare, scrivere, eccetera. Dovevamo arrivare a avere tutti gli 8 episodi con la sceneggiatura completata appunto per le riprese, che sarebbero durate 105 giorni consecutivamente, con solo una piccola pausa per Natale. Domande? Prego. Buongiorno, per il regista ovviamente. Volevo sapere come ha pensato di affrontare due problemi che vedo. Allora, il primo è che è vista dalla prospettiva dei nazisti, e quindi questo crea un problema di medesimazione quantomeno. E la seconda, che in realtà è collegata a questa, è di solito bisogna distinguere tra buoni e cattivi, no? Perché è una cosa per funzioni, ci vuole un nemico vero e proprio. Qua abbiamo, sembra, io ho visto solo i primi 2 episodi, ovviamente, che ci sia poi contraltare della resistenza, ma volevo capire anche qua come si svilupperà e se ha sentito questi problemi, queste difficoltà.
two things. Grazie. As they may be issues to be dealt with. The story is so the base for the whole thing was the film from Wolfgang Petersen, which had a clear perspective from inside a German submarine. So what the writers of the series tried to do was expand this view to also show the relationship between the French, between occupied French and the Germans. And for me, it was not mainly a film about showing how bad the Nazis are, because I hope everybody knows how bad they are. It was for me trying to figure out why or how people were getting into this system, and when you, or what was the fascination, because you had to volunteer for a submarine. So three of my sons would be in an age to be part of a submarine crew. So I was trying, three. I have four, but three. Okay. So I was trying to figure out what must have driven those people. And what's very important for me, if you look at the journey from Simon Strasser, you know, and I mean, basically I was shooting two movies. I was shooting one movie in the submarine, and I was shooting a second movie on land in La Rochelle. And when you see the arc of Simon Strasser, she's, for me, when, if you've seen the first episode, you see her with this, like Alice in Nazi Wonderland. She's walking through this bunker, fascinated by this machinery. But then, starting in the middle of the first episode, and it's going to be a very rough journey for her to realize how cruel the system is and what she's dealing with. Beh, in realtà quello che io avevo in mente, cioè il film, la serie, parte da quello che è la base, diciamo, di sviluppo, che è il film U-Boat 96 di Wolfgang Petersen. Ma che già descrive con accuratezza quello che è il punto di vista tedesco di quello che succede all'interno di un sottomarino nazista, e ha già questo punto di vista in realtà, e si ferma lì. Quello che volevo fare era ampliare quello che era il rapporto tra gli elementi tedeschi e la resistenza nella Francia occupata. Nel senso, parlare di questo rapporto, ma soprattutto cercare di capire, non tanto mostrare quanto fossero cattivi, insomma, i nazisti, perché spero bene che tutti noi, tutti al mondo sappiano, abbiano una chiara idea di quello che rappresentava l'essere nazista. Però quello che mi interessava veramente era cercare di capire le motivazioni, il motore trainante, quello che aveva spinto tanti giovani a partecipare alla guerra andando sui sottomarini, perché ci si offriva volontari. Quindi capire come si facevano coinvolgere in questo sistema, quale elemento di fascino li facesse sì che si presentassero dei ragazzi che hanno praticamente l'età di tre dei miei figli, ne ho quattro, ma tre dei miei figli adesso sarebbero, dovessero mai verificarsi determinate situazioni, sarebbero in età per partecipare come marinai, diciamo, su sottomarini. Quindi volevo capire quale fosse il fascino, cosa avesse motivato questi ragazzi, e capire anche contemporaneamente, seguire anche quello che può essere appunto il rapporto tra nazista e resistenza, nel senso, io praticamente ho fatto due film. Uno che è quello nel sottomarino, e l'altro che è quello sulla terra, La Rochelle, nel porto, nella Francia occupata, e questo viene rappresentato attraverso quello che è l'osservazione dello sviluppo, l'arco temporale di quello che è un percorso difficilissimo che porta avanti Simone Strasser, che inizia con sfegatata nazista, sembra la tipica Alice nel paese delle meraviglie del naziste, Nazi Wonderland. E poi, mano a mano, incomincia a rendersi conto, a diventare consapevole di quello che è la crudeltà di questo sistema. Il personaggio, visto che ne avete parlato, il personaggio di Simone Strasser è interpretato da un'attrice incredibile, che è Vicky Krieps,
l'attrice che tutti noi abbiamo scoperto grazie a Paul Thomas Anderson, che l'ha scoperta e l'ha proposta come coprotagonista del Filo Nascosto al fianco di Daniel Day-Lewis. È stato anche per voi la stessa cosa? È stato lì che avete conosciuto Vicky? L'avete vista nel film di Anderson? La conoscevate da prima? E comunque come è andato il coinvolgimento suo nel progetto e poi anche degli altri grandi nomi coinvolti in questo cast? So we were looking for an actress that is bilingual. So she needed to speak French and German because when you see the story, she grew up in Elsass, which you know changed government several times. It was French, then it was German, and then it was French, and then it was German again. So she had these two identities. And if you look for actresses that have these skills, there are very few out there. And I knew Vicky Krieps before. She was playing in one Austrian film. And we met her in London where she was shooting Phantom Thread. So I couldn't have seen it before because she was still in the process. And she was the best thing that could happen to the project and to me because she read the first episode and she immediately wanted to be part of this project because it had a lot to do with her. And she had also, you know, one grandmother who was on the Nazi side and one grandmother who was on the other side. So it had a lot to do also with her family history and this duality. And I think what she did in Phantom Thread was amazing. But when you watch all eight episodes of Das Boot, I think she even does it more magnificent because there is a lot more to acting challenges. Per quanto riguarda Vicky Krieps, diciamo che durante il casting, parlando del personaggio di Simone Strasser, avevamo bisogno di un'attrice che fosse perfettamente bilingue, che sapesse parlare perfettamente francese e tedesco. E diciamo che quando si cerca questo tipo di persona, di figura nel mondo, insomma, della recitazione, non è che ci sia una vastissima, non ce ne sono tante di attrici che siano perfettamente bilingue. E quindi quando ho trovato Vicky Krieps è stato praticamente la scelta immediata e ideale, perché Vicky Krieps è nata in Alsazia e l'Alsazia è passata da amministrazione tedesca, è stata rimbalzata tra l'amministrazione tedesca e l'amministrazione francese parecchie volte, e quindi parlava entrambe le lingue perfettamente e la conoscevo già da prima che girasse Il Filo Nascosto, perché aveva recitato in un film austriaco e l'avevo appunto contattata mentre era a Londra che partecipava alle riprese proprio del Filo Nascosto, che in inglese è Phantom Thread, e quindi non avrei potuto vederla perché non l'aveva ancora finito, quindi l'avevo vista precedentemente e mi aveva colpito tantissimo. E lei è stata molto interessata anche perché dopo aver letto la prima stesura del primo episodio ha deciso che era assolutamente interessata anche per motivi personali, nel senso che tutto questo rispecchiava la storia personale della sua famiglia, perché lei ha due nonne, insomma, aveva una nonna che era nazista e l'altra che invece era dall'altro lato, dall'altra parte. E quindi tutto questo era molto corrispondente, questa dicotomia, questo dualismo era rappresentato anche nella sua famiglia. E quindi se in Filo Nascosto, che poi ho visto, lei è stata geniale, stupenda come attrice, in questo film, nella serie, a causa delle molteplici sfide che ha dovuto affrontare e superare, è stata ancora più magnifica. In attesa di vedere se ci sono altre domande da parte vostra, io vorrei coinvolgere Antonio.
Antonio Visca, perché ci racconti qualcosa su questa serie dal punto di vista produttivo e distributivo. Non so se hai i numeri riguardo il budget della serie. Ma più che il budget, secondo me, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie al festival per ospitarci. I numeri interessanti secondo me sono quelli che in Germania la serie sta già facendo registrare, perché è partita settimana scorsa su Sky Deutschland, appunto, e ha battuto tutti i record, diciamo così, di serie precedentemente andate in onda, e questo quindi ci fa molto ben sperare, da una parte per il debutto italiano il 4 gennaio, ma dall'altra ci fa anche pensare che la serie abbia toccato le corde giuste, sia stata realizzata, insomma, nel modo corretto. Quindi questo sicuramente è il primo termometro, la cosa più interessante da un punto di vista proprio di business, perché ormai le serie europee, visto che si diceva prima, in qualche modo c'è ancora questa, la chiamo un po' sudditanza psicologica, perché ci diciamo sempre è una serie europea che non ha nulla da invidiare a quelle americane, che è all'altezza di quelle americane, come se quelle americane di default dovessero essere migliori. Ecco, secondo me questo possiamo tranquillamente tutti quanti smettere di dirlo, perché non vale più. Anzi, ci sono tante serie europee, e non solo europee, anche di altri paesi e altre provenienze in giro per il mondo. Penso a tantissime serie sudamericane, ad esempio, quindi brasiliane o di altri paesi del genere, che hanno ormai la leadership proprio. E questa sicuramente è una bellissima testimonianza. Devo dire che la Germania ci aveva sempre abituato a prodotti televisivi di ottimo, diciamo così, successo. Ieri sera chiacchieravamo, insomma, con Andreas e sorridevamo sul grande successo del commissario Rex, che è innegabile, insomma, una delle cose. Noi ai tempi in Italia siamo stati forse il paese più importante per serie come l'Ispettore Derrick o altri titoli di questo tipo. Benissimo, oggi anche la serialità, diciamo, complessa, quella un po' più di qualità, quella che appunto in modo un po' anacronistico ancora si definisce cinematografica, arriva anche dalla Germania, e quindi siamo molto contenti. Insomma. Domande? Non ne vedo. E allora riprendiamo appunto questo discorso che ha lanciato Antonio su quella definizione, come detto giustamente, anacronistica, di distinzione tra un linguaggio puramente cinematografico e un linguaggio puramente televisivo. Andreas, quali sfide nuove ha trovato nella realizzazione di una serialità comunque mediamente lunga come questa, che si è caricato tutta sulle sue spalle rispetto al lavoro svolto precedentemente sui film? I was always switching between television and cinema. It's not my first television work, and if you have to work permanently because you have kids that go to school, so you have to do something to pay your rent. And I was lucky that I could, especially in the last years, choose my projects. And I did a series about Maximilian from Austria, which was playing in the 15th century. And then I did one film about the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo, so it was 1914. And now I went to 1942. And what was very special for me, on the one hand, that I had, you know, actors from three different countries in front of the camera. So I had French, German, and English speaking. And then you have this very long story, and you need you need to make it's a big story. So with my cinema background, I don't think about that I'm now working, you know, for a small screen, which is in fact not small anymore, because, you know, people have TV sets like this. So it's not that I think, okay, I'm doing a series now, I have to adapt my visual style. I try to find the right visual style for the story that I'm telling.
Io ho sempre lavorato sia per la televisione, sia ho fatto cinema per tutta la mia carriera, anche perché in ogni caso se hai una famiglia e bambini che vanno a scuola e così via, insomma devi pagare i conti, devi pagare l'affitto e quindi devi lavorare. Però sono anche contento di aver, soprattutto negli ultimi anni, aver potuto scegliere i progetti a cui lavorare. E quindi per esempio ho fatto anche una serie su Re Massimiliano d'Austria, che rappresentava l'evento del XV secolo, l'assassino di Sarajevo, un'altra serie del 1914. Adesso sono arrivato al 1942 con questi eventi. E in questo caso, quindi, quello che è stato tutto il mio pregresso, non solo in televisione ma anche al cinema, mi hanno aiutato a affrontare parecchie sfide, tipo quello per esempio di mettere davanti alla macchina da presa, in questo caso attori di tre nazionalità diverse, attori che parlavano lingue diverse contemporaneamente, c'erano quegli inglesi, i francesi, i tedeschi, e sviluppare un qualcosa facendo riferimento in fondo a quello, adattare al piccolo schermo, che in realtà non si può più considerare tanto piccolo perché adesso le televisioni nelle case degli spettatori sono diventate di dimensioni veramente gigantesche, quello che è il mio stile visivo per raccontare quello che è la storia. Parlando di Das Boot, inevitabilmente a tutti noi, lo hai evocato tu all'inizio, viene a tutti noi in mente il film dell'81 di Wolfgang Petersen, che tu ieri sera ci hai spiegato essere stato non un riferimento temporale, no, rispetto a quello che racconti nella tua serie. Non è esattamente un sequel questa serie. Ecco, però quello che mi chiedevo è: che tipo di rapporto hai tenuto con il film di Petersen? Quanto per te ha rappresentato un modello o comunque qualcosa da tenere in considerazione per deviare rispetto a determinate scelte? Se hai voluto inserire dei piccoli link, delle citazioni? I think Wolfgang Petersen's film Das Boot is still a masterpiece. So if somebody would have asked me to do a remake, I would have said it doesn't make any sense because there is this film and it's still working. I was analyzing the film very precisely, and I saw that he made creative choices that I thought I should also do, because in original submarines were white. On the inside, because when you have a narrow space, it doesn't make sense to make it black. But Petersen decided to do this, and I thought it was working back then, so why should I change it? Mm-hmm. For me, the film of the big difference is that you, in the series, you can go deeper into the characters and deeper into the stories in between the characters. And I used the film basically as a kind of source for, you know, all the things that people were doing, because I didn't find any documentaries about living inside a submarine. And back then, you know, the people who were advising Petersen, they were on submarines. So I used it sometimes really like a documentary. So Petersen was building the interior of the boat in the same scale, like a real submarine. And I saw this Matthew McConaughey film, U571, where they also built the submarine, but they made it bigger inside, and you can see the difference. So I thought going with Petersen's choices in this case would be the right thing to do. And we didn't use camera traps, so the camera had only a very limited space, so I tried to use the camera like a crew member. Il film di Wolfgang Petersen ancora è un capolavoro, e un capolavoro rimane. Quindi se mi avessero chiesto mai di farne un remake, avrei semplicemente detto no, perché non è possibile, funziona benissimo il film, e quindi perché farne un altro? Quello che ho comunque fatto riferimento al film di Petersen, che ho studiato, analizzato con grande attenzione e in dettaglio, e mi sono reso conto, ho identificato parecchie scelte creative fatte da Petersen che ho adottato, nel senso a cui ho fatto riferimento.
del tipo, non lo so, per esempio gli sottomarini all'epoca, essendo piccoli all'interno, insomma, essendo un mondo claustrofobico chiuso, erano bianchi dipinti, non aveva senso farli dipingere le pareti interne di nero, però. Quindi se ho detto se Petersen ha preso una determinata scelta, ha fatto una determinata scelta, ci sarà un motivo, seguo quella sua scelta creativa. E diciamo che tra il film e la serie c'è una differenza dal punto di vista dello sviluppo di personaggi e storie, nel senso che con la serie i personaggi possono essere sviluppati più in dettaglio e anche le storie che interconnettono i vari personaggi. E poi in realtà il film di Petersen l'ho usato anche come referenza, quasi a sfondo documentaristico, nel senso che io non ci sono documentari in realtà che ti fanno vedere esattamente cosa facevano, non solo come vivevano, ma cosa facevano le varie persone che operavano in un sottomarino. Quando Petersen girò il suo U-boat, aveva avuto delle persone, dei personaggi di marinai, insomma gente che aveva lavorato, che aveva prestato servizio in sottomarino e che gli aveva fatto da consulente, per cui io l'ho utilizzato come fonte di referenza. E ho utilizzato anche la sua idea di operare su un sottomarino fatto in scala e non con una ricostruzione come per il film di Matthew McConaughey, che secondo me non funzionava, per cui ho usato questa replica, diciamo, in scala, e la macchina da presa, poiché l'ambiente era piccolissimo, invece di avere dei posizionamenti precisi per i suoi movimenti, ho deciso di utilizzarla come se fosse un membro dell'equipaggio. Prego. I have a question. Volevo sapere qual è il budget della serie, se è prevista una seconda stagione oggi. And is there a second season maybe in the future? So far. The budget, I think it was 26.5 million euros, something about this range, and if you watch the whole series, I think there is an option. Not everybody is dying, and if there is a second season, you have to ask the producers. Credo che il budget sia stato di 26,5 milioni di euro, e per quanto riguarda la seconda domanda, diciamo, se vedete la terza serie, gli 8 episodi fino alla fine, vedete che sono il finale, diciamo, aperto, perché non è che muoiano proprio tutti, ma per l'aspettativa di una seconda stagione dovete chiedere alla produzione. Sì, allora la serie è appena partita in Germania e deve partire dappertutto, insomma, quindi ancora un po' presto. Sicuramente gli auspici sono positivi, e quindi l'intenzione, come per tutte le cose di successo, è che se questi primi segnali si confermano, poi si vada avanti. No, sta partendo in questi giorni anche in Inghilterra, sta partendo in diversi paesi nel mondo. Noi aspettiamo qualche giorno in più, stiamo facendo una lavorazione piuttosto attenta e accurata sul doppiaggio, che è un punto fondamentale, che sicuramente farà storcere il naso a qualche purista, perché ovviamente doppiare una serie che ha come caratteristica il fatto di essere multilingue presenta, diciamo così, delle difficoltà e delle sfide. La nostra linea è sempre quella di dare ai nostri telespettatori, ai nostri abbonati, la scelta. E quindi io auspico che tutti lo guardino in lingua originale, eventualmente con i sottotitoli che verranno forniti. Chi però proprio non ce la fa avrà la possibilità di vederlo in italiano. E quindi, insomma, partiamo qualche settimana in ritardo, anche perché forse partire con i sottomarini proprio a Natale non ci sembrava bello. Allora aspettiamo subito dopo. E allora l'appuntamento con The Spot, oltre che essere stato qui al Torino Film Festival 36, è dal 4 gennaio prossimo su Sky Atlantic. Ringraziamo Andrea ringraziamo Andrea Sprociasca e Antonio Visca e Sky per essere stati qui con noi, e buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Thank you, grazie. Grazie.